Platone 8, come facciamo a conoscere le idee? Il mito dell'auriga, detto anche mito della biga alata, quindi un altro mito, terzo mito, poi vedrete che sono tutti collegati. Prima di entrare nell'argomento, a proposito della questione fondamentale, no, che abbiamo trattato nelle due puntate precedenti, cioè la materia, la materialità, che cos'è la materia? Abbiamo visto la teoria della materia di Platone, la materia in quanto core, tutto quello che abbiamo detto. C'è una rubrica dopo la tappa su questo argomento, viaggi di ieri, viaggi di oggi, dedicata a una scoperta fisica recente che è stata confermata sperimentalmente qualche anno fa, nel 2012, ovvero quella del cosiddetto bosone di Higgs. Higgs è lo scienziato scozzese che aveva teorizzato l'esistenza del bosone di Higgs addirittura nel 1964, a livello puramente teorico, in base a calcoli matematici, e appunto solo poi nel 2012 si è riusciti a sviluppare la tecnologia necessaria per poter osservare questo bosone di Higgs, che è alla base. Un bosone è il principio delle forze, per esempio della forza elettromagnetica. Il bosone della forza elettromagnetica è il fotone, okay? Sono le particelle che si scambiano e che quindi producono le forze, ovvero le energie. Energia elettromagnetica, gravitazionale, gravitone, ok. Il bosone è il costituente di un nuovo campo, forza oggi si dice campo, di un nuovo campo che si estende all'intero spazio dell'universo, all'intero universo, anzi all'intero spazio-tempo, che si chiama campo di Higgs e che sarebbe il fondamento dell'emersione, dell'emergenza della massa dall'energia. Sapete che la famosa formula che corona la teoria della relatività ristretta, poi c'è quella allargata, c'è quella ristretta, quella allargata. La teoria della relatività ristretta culmina appunto in questa equazione: energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, che si basa sull'equivalenza. Einstein scopre e dimostra l'equivalenza di energia e di massa. Quindi questa vuol dire che la massa è energia rallentata, confinata, diciamo così, raggrumata, ok? Il campo di Higgs spiega appunto come dall'energia originaria derivi la massa, no? Spiega la formazione, la genesi della massa, che è il termine concetto che usano i fisici per indicare ciò che noi più banalmente chiamiamo materia, ma appunto il nostro concetto anche comune di materia è molto superficiale, molto confuso. Vi ricordate quello che avevo detto a proposito del fatto che due corpi non si toccano mai, no? le particelle che costituiscono gli atomi di due corpi non vengono mai in contatto, no? È una questione di repulsione, di forze repulsive. Quindi no, tutto questo per dirvi per la prossima volta di leggervi, non dico proprio di studiare a menadito, appunto la viaggi di ieri, viaggi di oggi, relativamente a questa questione che è molto, molto attuale. È molto interessante per il rapporto che c'è tra filosofia e scienza. No? Bene, adesso invece entriamo nell'argomento del giorno, nel menù del giorno.
ovvero abbiamo appurato che le idee sono i principi ontologici di tutte le cose, che il mondo delle idee è il fondamento ontologico del mondo fisico. Banalmente, le idee sono i modelli, le matrici di cui tutte le cose sono copie. Principio ontologico, perché solo il mondo delle idee è veramente, esiste veramente. Perché? Perché esiste da sempre per sempre, senza mai mutare. E perché? Che bisogna di mutare. Le idee sono tutte perfette, se uno è perfetto perde il gusto di perfezionarsi, è una grossa perdita, ma comunque, cioè, se uno non ha idea, nasce idea. Peggio per lei. Mentre il mondo fisico è un misto di essere e non essere, il suo essere è dato dalle idee. Il mondo fisico esiste in quanto copia le idee, ma siccome è fatto anche di cora, è al tempo stesso invece non essere, quindi è un misto di essere e non essere, e quindi è qualcosa di parziale, di temporaneo, di effimero. Io oggi ci sono, io in questo momento sono, ma 100 anni fa, ma no, forse 100 anni fa già esistevo, e tra 1000 anni forse non esisterò più, mi concedo un po', ok? Voi naturalmente tra 1 milione di anni, non vi preoccupate. Capite qual è il senso, no? Non siamo veramente, ciò che consideriamo reale, il mondo fisico, secondo Platone, non è veramente reale, perché oggi c'è, ma ieri non c'era, domani non ci sarà. È reale solo che ciò che è sempre esistente. Quindi sono reali le idee, anche se non si vedono, non si toccano, eccetera, va bene. Ciò stabilito, credo sia chiaro, no? Chiaro per tutti. Torniamo dal livello ontologico a quello gnoseologico o epistemologico, cioè quello della conoscenza. Chiaramente, in base a quanto abbiamo detto, per conoscere veramente il mondo fisico, le cose fisiche, dobbiamo conoscerne innanzitutto e soprattutto le relative idee. Per fare scienza, se tutte le cose sono copie delle idee, per fare scienza, per sapere ciò che veramente tutte le cose sono, dobbiamo conoscerne le relative, rispettive idee. Vi pare? Il problema è, ma se le idee, come abbiamo visto, sono in un altro mondo, sono al di là della dimensione spazio-temporale, al di là del mondo fisico, se noi siamo fisici, siamo dentro, immersi, quasi annegati, come vedremo per Platone, nella dimensione spazio-temporale nel mondo fisico, Alex, datti un po' da fare, come facciamo a conoscere le idee, quindi come facciamo a fare scienza del mondo fisico nei limiti del possibile? Nei limiti della verosimiglianza, come sappiamo, ma questo non vale per esempio per il mondo fisico celeste. Lì possiamo fare scienza, ma dobbiamo conoscere le idee. È chiaro il problema? Problema fondamentale. Sembra che Platone si sia messo con le spalle al muro, perché se le idee sono in un altro mondo e noi siamo in questo, come facciamo? Impossibile. Ok, risposta. Il mito dell'auriga. Il mito dell'auriga è un mito allegorico come il mito della caverna. Ma in un certo senso, in parte, è anche un mito, possiamo dire, di verosimiglianza, perché almeno a questo livello, forse per Platone, non è possibile razionalmente avere appunto una visione completa di come stanno le cose,
a questo proposito. Beh, passiamo comunque. Cosa racconta il mito dell'auriga? Racconta che in origine ci sono migliaia di bighe alate caratterizzate da tre parti, tre componenti fondamentali: un cavallo nero, riottoso, indisciplinato, scalpitante, che tende verso la dimensione terrena, che vuole volare verso il basso; un cavallo bianco, invece docile, mansueto, che si lascia guidare verso l'alto e quindi trascina verso l'alto, verso la dimensione celeste e anche metaceleste. E infine, terza parte, un'auriga. L'auriga è l'autista della bigalata. Vedremo poi meglio in seguito che queste tre componenti simbolicamente rappresentano le tre parti dell'anima umana, secondo Platone, ovvero cavallo nero, l'anima desiderante, l'anima che desidera i piaceri della carne; il cavallo bianco, l'anima volitiva, l'anima che una volta assunta una decisione è coerente, la mette in pratica senza timore. Ok, ho deciso di prendere appunti, Alex, la sua mente dice prendo appunti, e a quel punto non rimane teoria, diventa pratica grazie all'anima volitiva che... ma lui non ce l'ha. E invece l'auriga è l'anima razionale, l'anima appunto che pensa, che ragiona, che fa, e quindi poi in questo senso fa le scelte razionalmente. Ok, tutto questo poi lo vedremo meglio. È chiaro che appunto le bighe alate sono il simbolo della nostra anima, della nostra psiche. Anche Platone usa il termine psiche, ma con una differenza fondamentale. Se vi ricordate, no, i filosofi precedenti avevano concepito la psiche come qualcosa comunque di fisico, di materiale, benché di una materialità speciale, sottilissima, no? Vi ricordate che psiche significa fiato, respiro. Platone invece la considera qualcosa di totalmente immateriale, per cui la traduco, anziché respiro, anima, perché poi da questa concezione platonica della psiche deriverà il concetto di anima puramente razionale, non fisica, della filosofia cristiana, e quindi anche l'uso, l'accezione di solito più comune ancora oggi del termine anima, anche se non la sola. Ok? Ci siamo? Ce l'avete l'anima? C'è anche la canzone invece, bella senza anima. Ok. Allora, le bighe sono le bighe alate appunto perché sono puramente razionali e quindi possono innalzarsi, fuori di metafora, possono comunicare con il mondo delle idee, perché il mondo delle idee appunto è un mondo puramente razionale. Ma essendo le ali, il corpo no, il corpo, ma l'anima essendo puramente razionale può volare. E
a cosa, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è arrivare sulla cupola del cielo, sulla proprio sommità del cielo, cioè sulla sfera cupola che racchiude il mondo fisico, che racchiude il cosmo. E l'obiettivo è arrivare a parcheggiare, a posteggiare le bighe alate appunto sulla cupola, sulla sommità. Quello siete un cupolone, sapete che i romani chiamano la cupola di San Pietro il cupolone, ma invece altro che questo, è veramente il cupolone massimo, ok? Una volta posteggiati è come un drive-in, lo sapete, non c'è più, una volta c'era, no? Soprattutto era una moda statunitense, no? Il cinema all'aperto ci si andava in macchina, sì, c'era il parcheggio e si guardava il film, no? Su un grande schermo, ok, una cosa simile. Platone aveva già la caverna era una sala cinematografica, no? E quindi adesso invece c'è il drive-in, perfetto. Allora le bighe si posano, cioè questo è l'obiettivo, posarsi, e poi la sfera gira, e quindi è come la ruota di la grande ruota che c'è a Londra, no? E quindi si può vedere tutto ciò che c'è al di là. Che cosa c'è al di là? La pianura della verità. Un'altra locuzione con la quale Platone chiama il mondo delle idee. Il mondo delle idee. Ma è oltre il mondo delle idee? Sì, è oltre il mondo delle idee, oltre appunto la sfera che racchiude il mondo fisico. No, noi le bighe arrivano al confine del mondo fisico, dal confine del mondo fisico, sempre in modo allegorico, possono vedere a 360 gradi il mondo delle idee, la pianura della verità, chiamata anche iperuranio. Cioè ciò che sta oltre il cielo, ma naturalmente ha un significato metaforico, vuol dire ciò che sta al di là del mondo tridimensionale, della realtà fisica quadridimensionale, della spazio-temporalità, oltre l'altra dimensione, oltre la dimensione spazio-temporale, oltre la quadruplice dimensione spazio-temporale. Ok? Quindi cosa significa? Significa che l'anima, attenzione, le anime hanno la possibilità di vedere, tra virgolette, le idee, cioè di conoscere le idee. Ma è una possibilità ardua, o meglio, alcune anime, perché adesso si scopre, colpo di scena, si scopre che ci sono alcune bighe alate che, guarda caso, sono pochissime, ma alcune bighe alate hanno due cavalli, invece di avere un cavallo nero e un cavallo bianco, hanno due cavalli bianchi. Che fortunati! E quindi tranquillamente ce la fanno, tranquillamente, perché non c'è un cavallo ribelle. Un cavallo nero ribelle, quindi beati, e infatti sono gli dèi, le bighe alate sono le anime, con due cavalli bianchi, sono le anime degli dèi, che tranquillamente arrivano in cima, si parcheggiano e si godono lo spettacolo, quindi riescono ad avere una conoscenza piena, totale. Ecco perché, come aveva detto Socrate, no, solo gli dèi sono sapienti, sono veramente sapienti. Ma Tutte le altre bighe hanno invece un cavallo nero e un cavallo bianco. E a seconda dell'abilità del guidatore, alcune poche ce la fanno ad arrivare in cima al cielo e a parcheggiare per un po'. Solo per un po'. Perché? Perché prima o poi il cavallo nero le trascina verso il basso. Però queste sono le più fortunate.
riescono ad arrivare e a contemplare per un po' la pianura della verità, chi più chi meno. Altre invece non riescono nemmeno ad arrivarci, perché nel tentativo di, nella corsa finale, nella bagarre dell'addirittura d'arrivo, avete presente gli arrivi delle corse ciclistiche, si scontrano tra di loro, no? si ammucchiano, si scontrano tra di loro e cadono senza nemmeno, cadono verso il basso in seguito agli scontri, senza nemmeno arrivare, no, a posizionarsi sulla cima del cielo, ok? Ma alla fine comunque tutte cadono, tutte prima o poi, tutte queste bighe, diciamo così, doppie, miste, bastarde, cadono dove? Cadono nella dimensione spazio-temporale, nella dimensione fisica, nel mondo fisico, ma cadono in profondità. E una volta sprofondate nella fisicità, vengono ricoperte, avvolte dalla materia. Così, scrive Platone, così come un'ostrica è racchiusa dalle valve della sua conchiglia. Anzi, addirittura rincara la dose, no? Quindi dice, appunto, in altre parole sta parlando di noi, no? Noi uomini siamo corpi all'interno dei quali sono racchiuse, no, le nostre anime, e in questo senso le nostre anime sono come ostriche in una conchiglia delle ostriche, ma peggio ancora, come prigionieri in un carcere. Il corpo è il carcere, la prigione dell'anima. Peggio ancora, il corpo fa un giochino di parole, perché dice soma il corpo, sema significa segno, ma anche il segno che indicava una tomba, no? Il cumulo di terra che indicava una tomba, quindi soma sema vuol dire il corpo è la tomba dell'anima. E cosa vi ricorda? Quando Platone parla appunto di chiusura, di prigione, di tomba, la caverna. Adesso sappiamo perché c'erano gli uomini incatenati, da dove venivano, chi ce l'aveva messi, giusto? È l'antefatto, il mito dell'auriga, è l'antefatto del mito della caverna. Del resto il mito del demiurgo è l'antefatto del mito dell'auriga, no? Chiaro? È come guerre stellari, no? Ci sono? Sì, a parte quello, ma anche come, no? Nel senso, sono episodi concatenati, ma in ordine, non prodotti, non in ordine immediatamente cronologico, no? Blocchi, ok. Quindi, in questo senso, la caverna del mito della caverna rappresenta anche appunto il corpo che racchiude le anime. Ma cosa significa questo? Che appunto in seguito alla caduta, siccome è una botta tremenda, e in seguito appunto al fatto di essere rinserrate, rinchiuse nella materialità, le anime si obliano, cioè ci dimentichiamo, secondo Platone, della nostra origine. Dimentichiamo completamente di essere in origine, in primo luogo, delle anime razionali, delle anime immateriali. No, non abbiamo, in altre parole, perdiamo l'autocoscienza. Perdiamo l'autocoscienza della nostra razionalità. E quindi ci crediamo esseri puramente fisici, puramente corporei, che possono conoscere soltanto attraverso i sensi, e quindi però vedere soltanto ombre,
e udire soltanto echi lontani di chissà che cosa, di chissà chi. Bene, ci fermiamo qui. La prossima puntata arriviamo a scoprire un enigma parziale, ovvero chi è il misterioso personaggio che libera i prigionieri incatenati nel fondo della caverna.